Oggi appunto parliamo del nuovo acquisto della Juventus, il brasiliano Arthur. Nessun problema ragazzi, qua è tutto sotto controllo. Oggi andiamo a parlare del nuovo acquisto della Juventus, che è già arrivato da un po' in maglia bianconera, ma oggi abbiamo l'occasione di parlarne a livello di fantacalcio. Trovate anche l'articolo su Arthur in descrizione, scritto sul mio sito e pubblicato già diversi giorni fa. Oggi appunto parliamo del nuovo acquisto della Juventus, il brasiliano Arthur. Arriva dal Barcellona per sostituire Pjanic, che fa il percorso inverso. Infatti Pjanic va al Barcellona e alla Juve arriva proprio il centrocampista brasiliano. Allora, la prima cosa che innanzitutto bisogna sapere su Arthur è che non è un calciatore molto offensivo. Infatti prima della scorsa stagione era arrivato solamente a 2 gol da professionista in circa 6-7 stagioni che ha giocato. Il Barcellona invece l'anno scorso ha fatto la bellezza di 4 gol, giocando però 21 partite, che a livello di minutaggio, quindi a 90 minuti alla volta, raggiungono circa le 14 partite completate, e 4 gol non sono neanche pochissimi comunque. Quindi direi che non è affatto male, però resta comunque un giocatore che non si spinge molto in avanti e resta più a giocare sulla mediana o comunque sulla mezzala. Infatti è questo che a noi ci interessa, il ruolo che farà nella Juventus di Pirlo. Ovviamente non c'è bisogno di dirlo, al fantacalcio sarà listato centrocampista, ma nella Juve di Pirlo che ruolo svolgerà? Non sappiamo ancora il modulo con cui giocherà il tecnico della Juventus, però sappiamo che le sue scelte sono ben 3, ovvero il 3-4-2-1, il 3-5-2 e il 4-3-3. In tutti e 3 i casi Arthur svolgerebbe dei ruoli diversi, perché infatti può giocare sia da mediano che da mezzala, e può giocare sia da mediano che comunque rimane fisso in difesa, sia da mezzala che avanza, sia da mezzala che fa da supporto al mediano e così via. Quindi sono tutti schieramenti diversi, ma resta comunque un giocatore che non si spingerà più di tanto in avanti, perché soprattutto con un eventuale 3-5-2 si spingeranno i due esterni e i due attaccanti, o addirittura con un 3-4-2-1 che è straoffensivo, lui di certo da centrocampista non potrà spingersi più in avanti. Il prezzo di Arthur all'asta è un po' difficile da decidere. Io diciamo che ho preferito fare un paragone, ovvero a quello di Pjanic. Per me non è né più né meno forte di Pjanic a livello fantacalcistico, parlo del Pjanic visto nelle ultime 2 stagioni alla Juventus. Quindi vi dico di farvi un po' un orientamento in base a quanto Pjanic andava via gli scorsi anni nella vostra lega, e cercate anche di pagarlo qualche credito in meno al prezzo di Pjanic. Al prezzo di Pjanic, perché comunque Pjanic era un giocatore che batteva quasi tutti i calci piazzati. Arthur non so se batterà qualche calcio piazzato, però sta di fatto che a livello proprio di schieramento tattico è un giocatore molto molto simile all'ex Juve. Ragazzi, questa era la mia analisi su Arthur alla Juventus. Ditemi voi cosa ne pensate e ditemi se proverete a prenderlo al fantacalcio. E niente, io vi saluto, ciao a tutti.